Buongiorno a tutti, in questa giornata in cui si ricorda la figura e l'opera di Dante Alighieri, giornata nazionale a cui anche la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia ha inteso collaborare, partecipando alle iniziative poste in essere dal Ministero della Cultura. Iniziative che questa soprintendenza ha declinato in due direzioni, pubblicando sui nostri social e sul sito istituzionale una serie di immagini particolarmente suggestive, tratte dalle edizioni dantesche conservate in alcune importanti e storiche biblioteche pugliesi. Desidero anzi ringraziare il personale di queste biblioteche, la Biblioteca Provinciale di Foggia, la Biblioteca di Trani, la Biblioteca De Gemmis di Bari e in particolar modo i loro direttori, perché hanno contribuito fornendoci delle illustrazioni dantesche di particolare suggestione allo svolgimento di questa iniziativa posta in essere da questo ufficio. Naturalmente questa iniziativa si avvale anche del contributo di uno studioso di Dante, un importante e noto italianista dell'Università degli Studi di Bari, professor Davide Canfora, che terrà una lectio magistralis su un tema particolarmente forte della commedia, i limiti della ragione umana, i limiti del sapere umano. Tutti conosciamo a memoria alcuni versi famosi del canto d'Ulisse dell'Inferno e il professor Canfora, partendo proprio da quel canto, ci illustrerà qual era la visione di Dante, in un approccio naturalmente critico, con una forte base scientifica, e non potrebbe essere altrimenti considerato il profilo scientifico del professor Canfora, ma anche con un approccio divulgativo, in modo che tutti coloro che avranno modo di visionare questo video possano trarne vantaggio. Ringrazio tutto il personale della Soprintendenza Archivistica per l'impegno che stanno mettendo nelle diverse iniziative poste in essere in questi mesi, durante i quali sono stato direttore e sono ancora direttore di questo istituto. Ma in particolar modo desidero ringraziare la dottoressa Eleonora Pomes, funzionaria bibliotecaria, dotata di uno spirito di servizio di altissimo livello, che sta dando un contributo notevolissimo al funzionamento di questo istituto e lo ha dato anche in occasione di queste iniziative. E lascio subito la parola al professor Canfora, che ringrazio vivamente a nome di questo istituto del Ministero della Cultura per il suo appoggio e contributo. Grazie professor Canfora, le cedo la parola. Buongiorno e grazie al dottor Pittella e grazie alla dottoressa Pomes e alla sovrintendenza per questa opportunità, per questo invito che ho accolto con grandissimo piacere, ovviamente, anzi è stato un onore per me poter partecipare questa veste al Dante di quest'anno. Io ho proposto come tema quello che anticipava il dottor Pittella nelle sue parole poco fa, cioè il tema del limite della ragione umana e della conoscenza, così come Dante lo descrive, lo espone nel suo poema. Penso che si tratti di uno di quei temi cruciali della commedia, uno dei messaggi principali che Dante lascia attraverso i suoi versi. Ci sono delle costanti profonde nel poema dantesco, questa non è ovviamente l'unica, c'è il tema politico che attraversa tutto quanto il poema, c'è anche l'importantissima questione della natura dell'amore e del modo in cui Dante tratta questa tematica così presente nella natura umana, l'amore che nasce come istinto e diventa amore per Dio. Anche questa è una tematica che attraversa il poema.
Tra le tematiche cruciali, ripeto, c'è sicuramente quella che ho cercato di focalizzare, cioè quali sono i limiti della ragione e della conoscenza umana, che è un tema universale, non è soltanto un tema cristiano, come apparentemente si potrebbe e legittimamente si potrebbe pensare. È sicuramente un tema cristiano, ma non solo. Questo tema, ho cercato di sintetizzarlo perché nei titoli delle lezioni ci vuole sempre una sintesi che pretende di essere effetto, nell'evocare quel verso appunto che poco fa è stato citato, tratto dal canto di Ulisse, a ciò che l'uomo più oltre non si metta, che è la scrittura appunto presente sulle colonne d'Ercole, che Ulisse invece varca, no? Il limite segnato, i riguardi segnati da Dio all'uomo affinché oltre non si vada, riguardi che invece Ulisse varca con un gesto dirompente e audace, superbo sicuramente, ma trattato da Dante non soltanto con un tono di rimprovero, descritto da Dante non soltanto con un tono di rimprovero. Il canto di Ulisse non è affatto il solo in cui Dante tocca questo tema, ma sicuramente è uno dei canti non solo più famosi, ma in cui in modo più denso il tema viene appunto affrontato. Che significa il limite della ragione? Dante alla fine costruisce il suo poema su questo argomento, se ci pensate. La guida di Dante nell'inferno e anche nel purgatorio, dove però non è la sola guida, è il grande poeta latino Virgilio, che rappresenta in effetti per concorde consenso di tutti i commentatori, anche i più antichi, della commedia. Sappiamo che la commedia è stata commentata da subito, praticamente da subito, già il figlio di Dante avviò un'opera di commento del poema paterno. Per concorde, dicevo, consenso, Virgilio rappresenta appunto la ragione umana, il massimo risultato che l'uomo può ottenere con le sue sole forze senza l'ausilio della fede, perché Virgilio appunto non ha conosciuto il vero Dio, infatti, come tutti sappiamo, è destinato a rimanere in eterno nel limbo, nel cosiddetto limbo, cioè in quell'unica regione dell'inferno dove non si subisce una pena, dove non si è sottoposti a una pena, però non si può accedere alla conoscenza di Dio. La ragione umana è Virgilio, ed è la ragione umana che guida Dante in tutta la prima ampia parte del suo percorso. Mandata però a Dante, nella selva oscura del peccato dove egli si era perso, direttamente da Beatrice. A Beatrice poi Dante si ricongiunge alla fine del percorso purgatoriale, dove è guidato, come dicevamo un attimo fa, sempre sì da Virgilio, ma a Virgilio si aggiunge Stazio, il poeta latino che Dante immagina essersi cristianizzato e perciò lo colloca nel purgatorio, destinato quindi alla salvezza. Nel purgatorio c'è bisogno di un qualcosa in più, non basta Virgilio per guidare Dante. Questo è un tratto importante del poema, chi lo ha ben presente riconosce questo elemento. Virgilio è guida sicura nell'inferno, nel purgatorio è un po' spaesato, non sa dove andare. Poi guida comunque Dante, però Virgilio nel purgatorio vede luoghi che non sono i suoi, appunto perché sono i luoghi che preludono alla salvezza. Di qui anche l'aggiunta di Stazio. Poi, naturalmente, Virgilio non può continuare oltre le soglie del paradiso terrestre, dove Dante rimane apparentemente da solo, ma subito verrà raggiunto da Matelda e poi incontrerà Beatrice, che sarà, lo sappiamo, la sua guida nel paradiso. E Beatrice, con una semplificazione che non deve urtare, anche se la nostra sensibilità moderna fa fatica ad associare una figura femminile a un concetto, diciamo, scientifico, Beatrice è la teologia, cioè è la conoscenza umana della fede,
alla fine, in ultimo, poi il percorso si concluderà con un momento che è di superamento integrale della condizione umana, perché è il momento dell'estasi. Questo è un dato banale, ma qualche volta è così ovvio che ci si dimentica di dirlo. Il poema della conoscenza si conclude con l'estasi. Dio viene conosciuto, non solo visto, da Dante nell'ultimo canto del poema, dove Dante va anche oltre Beatrice, cioè oltre la teologia. Quindi c'è tutto un percorso che ci spiega come l'uomo abbia determinate forze che lo collocano, e in questo Dante raccoglie la lezione di Aristotele, che era stata trasmessa naturalmente dai teologi del Medioevo, Tommaso in primis. L'uomo è lì sopra, questo diceva, raccoglie la lezione di Aristotele, degli animali e delle piante all'interno del creato, ha forze straordinarie che però oltre un certo limite non possono arrivare. Quel limite appunto è il limite segnato dalla fede. In questo Ulisse rappresenta sicuramente la figura più importante a cui Dante affida questa riflessione. Tra l'altro Ulisse è un caso molto particolare perché rappresenta una parentesi all'interno del percorso di apprendimento delle punizioni. Dante, quando incontra Ulisse, è già praticamente quasi al fondo dell'inferno e ha visto via via cosa succede dopo la morte ai dannati che non si sono pentiti, sono vissuti in un peccato, a partire dall'esempio forse più noto in assoluto, cioè quello di Paolo e Francesca. Peccatori più lievi, perché i lussuriosi sono peccatori che commettono un peccato meno grave e sono all'inizio infatti dell'inferno, quasi verso la superficie terrestre. La loro lussuria produce come effetto quello di essere condannati in eterno a essere trascinati da un vento infernale. E via via nel seguito. Veramente l'incontro con i peccatori poi suscita anche tutta una serie di aperture tematiche. Ciacco, per esempio, poi Farinata predicono Dante l'esilio e via discorrendo. Però c'è sempre una corrispondenza tra e una visibilità soprattutto del contrappasso che spetta al peccatore. Nel caso di Ulisse, sì, noi veniamo a sapere che qui ci sono i consiglieri fraudolenti in questa bolgia dove Dante incontra Ulisse con Diomede. Però rapidamente passa in secondo piano la ragione per cui lì si trovano Ulisse e Diomede, cioè l'essere stati appunto fraudolenti, no? Disse il consigliere, per esempio, del cavallo di Troia, quindi ha ingannato. Anzi, lì Dante addirittura sottintende un qualche cosa di quasi scandaloso dal punto di vista teologico, perché ci dice che Ulisse, appunto, è l'ideatore dell'inganno del cavallo, onde uscì dei romani il gentil seme, precisa Dante. Quindi quasi ci mette Ulisse in una buona luce, perché è vero che ha ingannato, però attenzione, quel cavallo di Troia causò la caduta della città, la fuga di Enea, e consentì quindi, non a caso Dante parla di gentil seme dei romani, consentì la nascita di Roma. Enea arriva nel Lazio e poi nasce la storia di Roma, che è storia provvidenziale per Dante. Quindi è una volontà divina, sembrerebbe quasi, quell'inganno del cavallo di Troia. Però tutto questo è il motivo per cui Ulisse si trova all'inferno, ma Dante, dopo averlo detto brevemente, passa ad altro. Perché il tema diventa, secondo le parole che Virgilio rivolge appunto a Ulisse, il voler sapere da Ulisse dove per lui perduto a morir gissi, cioè dove e in che modo Ulisse sia andato a morire, che non c'entra con la sua pena, non c'entra con la sua natura di fraudolento, è un'altra cosa. Virgilio lo chiede a Ulisse
non Dante in persona, perché poco prima Virgilio aveva chiarito a Dante: è meglio che parlo io. Perché i fuor greci, così dice, spiega Virgilio a Dante, furono greci, Ulisse e Diomede, e quindi potrebbero essere schivi del tuo detto, espressione che ha suscitato interpretazioni diverse. È stata chiamata in causa anche la notoria complessità del rapporto tra Oriente e Occidente, tra Grecia e mondo latino, soprattutto in età medievale, dopo lo scisma e quindi la frattura religiosa tra i due mondi. Ma lì probabilmente, anche perché Ulisse vive molto prima di Cristo, lì probabilmente Dante sta soltanto dicendo che bisogna parlare in greco con Ulisse. Quindi, se non parla Virgilio in persona, difficilmente si potrà comunicare. Altre volte invece è Dante che si rivolge direttamente ai peccatori, ma qui non può farlo per un problema linguistico. Forse è molto semplicemente questa la ragione per cui è Virgilio che ferma Dante e dice: parlo io, perché loro furono greci. Comunque, la domanda che Virgilio pone a Ulisse è: dove si è andato a morire? E Ulisse racconta il famoso racconto del suo viaggio, che è uno dei pezzi più noti e più straordinariamente belli della commedia, che richiederebbe una lettura attoriale, quindi ovviamente mi guardo bene dall'osare una cosa del genere. Sono versi celebri, dove in sostanza, cosa che i commenti hanno ampiamente dimostrato, Ulisse spiega un qualche cosa, un pensiero che ha a che fare con ciò che si legge in Aristotele, cioè l'uomo è nato per conoscere. Sono i famosi versi fatti non fosse a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenze, no? L'uomo è fatto per conoscere, è una sua inclinazione naturale, cosa che Aristotele chiariva al principio della metafisica, tra l'altro. Questo desiderio di conoscere, che Dante a sua volta riconosce l'uomo come inevitabile, confligge però con un'idea del limite che non è solo cristiana, come dicevo in apertura, ma sicuramente Dante vive in modo profondamente cristiano, e il cristianesimo aveva espresso quell'idea del limite della conoscenza attraverso il famoso racconto del peccato originale. Adamo ed Eva che violano la prescrizione, per cui c'era solo una cosa nel paradiso terrestre che non dovevano toccare e la toccano per curiosità. Quello è il peccato che produce la caduta dell'uomo. C'è quindi un conflitto intrinseco tra la natura umana che vuole conoscere e che, scusate, che Ulisse rappresenta, perché la famosa ration picciola, quella che citavo un attimo fa, spiega, consente a Ulisse di spiegare ai suoi compagni perché stanno viaggiando, e Ulisse sta dicendo queste cose anche a Virgilio ora, no? Noi seguiamo virtute e conoscenze, cioè vogliamo conoscere, per questo abbiamo superato quel limite che era proscritto sulle colonne d'Ercole, a ciò che l'uomo più oltre non si metta, non bisogna andare oltre questo limite qui. Un po' come veramente il peccato originale, la stessa cosa. C'è scritto che qui non devi andare oltre e Ulisse va. Ulisse va e fa naufragio, come è noto, perché il suo viaggio termina quando? Termina alla vista della montagna del Purgatorio. Ulisse riesce a raggiungere l'emisfero australe, secondo la geografia dantesca, appunto, occupato interamente dal mare, ma al centro di questo mare c'è la grande montagna del Purgatorio, prodottasi, come è noto, nel momento del precipizio di Lucifero dentro le viscere della terra, con un effetto un po' come di una talpa, no? Che scava al di fuori dall'altra parte nel momento in cui che viene conficcato dentro appunto il globo. Questa montagna del Purgatorio poi arriva in cima, quasi a toccare il cielo, perché in cima a questa montagna c'è il paradiso terrestre. Una montagna alta come nessun'altra. Ulisse la vede, quella montagna. Però, dopo averla vista, naufraga.
Come altrui piacque, precisa Ulisse stesso nel suo racconto, il naufragio avviene perché Dio vuole questo, perché Ulisse ha portato alle estreme conseguenze, quindi all'ultimo limite raggiungibile, la forza appunto della conoscenza della ragione umana. Dio lo ferma. Non è questo il peccato di Ulisse, è molto interessante sottolineare questo dettaglio. Il peccato di Ulisse, l'abbiamo già detto un altro, lui è un fraudolento, va bene. Dio lo ferma, è come se questo peccato che ripete quello di Adamo non valesse più come peccato, nel senso che la natura umana comporta questo desiderio di conoscenza, rispetto al quale la fede diventa l'elemento integrativo che consente all'uomo di completare se stesso e la sua imperfezione. Non a caso la spiaggia del che si trova sotto la montagna del Purgatorio, alla vista della quale Ulisse affonda nel mare, c'era quasi arrivato, è la spiaggia dove Dante arriva. C'è come un passaggio di consegne nel momento in cui Ulisse parla a Dante. Dante può arrivare, sta per arrivare, ormai quando Dante incontra Ulisse manca poco il suo arrivo al Purgatorio. Dante può arrivare là dove non è arrivato Ulisse, proprio perché in più lui ha la fede che lo accompagna. Questo dato è un dato che simbolicamente, allegoricamente, Dante esprime attraverso il personaggio straordinario di Ulisse. Ma su questo tema del come si arriva a salvarsi, la riflessione nel poema è, come dicevo già prima, molteplice e articolata. E probabilmente anche un aspetto che potremmo definire personale da parte di Dante, nel senso che fa riferimento alla sua vicenda intellettuale personale. E probabilmente dobbiamo ricollegare queste riflessioni anche al suo rapporto con l'altro grande uomo di cultura dell'epoca, il primo dei suoi amici, come Dante stesso lo definisce nella Vita Nuova, cioè Guido Cavalcanti. È stato osservato da alcuni commentatori, forse con una amplificazione rispetto al vero, che tutta la commedia è una risposta a Guido Cavalcanti, che probabilmente, ripeto, amplifica i dati reali, ma sicuramente esiste in Dante l'urgenza di dare una forte replica al pensiero razionalistico e, nel caso di Cavalcanti, materialistico, che coabitava con le idee più ortodosse cristiane che Dante esprime. Noi siamo abituati a pensare a un Medioevo tutto profondamente cristianizzato, ma è una forzatura. Il grande amico di Dante, cioè Guido Cavalcanti, che è l'altro massimo poeta delle origini della nostra letteratura, è un uomo che le fonti concordemente ci descrivono con un tratto molto preciso, che è talmente dissonante rispetto alla nostra idea abituale di Medioevo, che talvolta i commentatori dicono sì, ma Dante sta dicendo un'altra cosa. No, non è un'altra cosa. Cavalcanti ci viene descritto non solo da Dante come un epicureo. Cavalcanti padre in particolare viene descritto come epicureo da Dante nell'Inferno. Il grande ammiratore, seguace, imitatore, adoratore, mi verrebbe da dire, di Dante, cioè Boccaccio, generazione successiva, ci descrive Guido Cavalcanti a sua volta come un epicureo. Epicureo è una parola che ha un suo significato, che a Dante e a Boccaccio non sfugge. Un attimo fa dicevo, qualche volta i commentatori dicono sì, ma volevano intendere altro. No, sia Dante sia Boccaccio sanno perfettamente cosa significa la parola epicureo. Anche perché hanno letto Cicerone, basta aver letto Cicerone per sapere che cosa significa il pensiero di Epicuro.
Il dato rilevante è che Cavalcanti e Dante insieme avevano un passato di studi giovanili eclettico, in cui era entrato anche il pensiero averroistico, cioè il pensiero di Averroè, questo commentatore arabo di Aristotele, che aveva sicuramente improntato l'interpretazione di Aristotele in senso materialistico. Le dottrine averroistiche vengono condannate dalla Chiesa negli anni 70 del 200, ma non sono le dottrine epicuree, sono altre cose. Dante non può rimanere averroista, a parte che tale non rimane, nel senso che lo sviluppo della sua spiritualità lo porta altrove, ma non potrebbe mai ovviamente scrivere un poema averroistico, non lo fa assolutamente, però rimane sempre fedele al suo averroismo originario, nel senso che non lo rinnega mai. Questa componente razionalistica e materialistica, in modo sfumato, del suo pensiero c'è e permane. Lo dimostra, per esempio, il fatto che Dante mette Averroè nel limbo, che è un paradosso, perché nel limbo dovrebbero esserci le anime di coloro i quali non hanno potuto conoscere Cristo, perché nate prima di Cristo, Averroè ovviamente è nato molto dopo. A rovescio, il paradosso è confermato dal fatto che invece Dante mette Epicuro in persona nell'inferno, laddove il bravo Epicuro, ovviamente, per ragioni cronologiche, non poteva conoscere Cristo. Ma queste sono quelle contraddizioni che rendono ancora più vigoroso il poema dantesco. E poi, soprattutto, Dante colloca in paradiso, che è un altro aspetto scandaloso, uso di nuovo questo termine che ho usato prima, della commedia, mette in paradiso Sigeri di Brabante, che è un averroista che ha insegnato a Parigi, che è stato condannato dalla Chiesa, che ha avuto problemi forti, diciamo, per il suo pensiero, e Dante lo mette in paradiso con i sapienti nel cielo del sole, facendolo elogiare dal suo avversario, cioè Tommaso d'Aquino, perché Dante ama fare queste combinazioni che sono ecumeniche, che corrispondono all'eclettismo del suo pensiero. Però altra cosa è dire Averroè con la sua riflessione razionalistica e materialistica, altra cosa è dire Epicuro, perché Epicuro porta il materialismo e il razionalismo alle estreme conseguenze. Per esempio, teorizzando la morte dell'anima insieme col corpo, cosa inaccettabile dal punto di vista cristiano. E questo il timore che ha Dante. Questa è la dottrina che egli vuole respingere, e questo che lo allontana da Guido Cavalcanti, perché manca a una dottrina siffatta l'appoggio della fede, che invece è il completamento, come dicevamo prima, del pensiero, appunto, umano. Sul fatto che il razionalismo filosofico individui nella ragione, nell'ingegno umano, la forza che consente di conoscere, a cui non occorre aggiungere altro, su questo fatto Dante riflette proprio nel Decimo dell'Inferno, quando appare Cavalcante dei Cavalcanti, il padre di Guido, e apostrofa Dante, riconoscendolo, i due si conoscevano di persona, e gli chiede dov'è mio figlio, aspettandosi di vedere Guido accanto a Dante. Cavalcante dice queste parole: se per questo cieco carcere vai, per altezza d'ingegno mio figlio ov'è? Dov'è mio figlio? Tu stai attraversando l'inferno, hai avuto questo privilegio per altezza di ingegno, perché la tua grande conoscenza ti consente di fare questo viaggio. Dante gli risponde no, gli dice in risposta parole che apparentemente sembrano dissonanti, ma invece sono la risposta precisa al quesito posto da Cavalcanti. Dante replica: da me stesso non vengo.
con le mie sole forze non ce l'avrei fatta, da me stesso non vengo, perché è stato portato lì da Virgilio, che è stato mandato da lui da Beatrice. Quindi la fede deve aggiungersi alla ragione perché la conoscenza sia completa. Mio figlio, beh, chiede Cavalcanti, padre, nella finzione narrativa, perché il viaggio dantesco in teoria si svolge, come sappiamo, tant'è che usiamo lo Dante di, si svolge nella primavera del 1300. Nella finzione narrativa Guido è ancora vivo, in realtà quando Dante scrive ovviamente Guido è morto, però Dante abilmente dà all'amico questa opportunità di salvarsi. Guido è ancora vivo, quindi può virtualmente constatare dal destino paterno, apprendere dal destino paterno la via della salvezza. Gli offre questa opportunità, diciamo così, di pentirsi, di cambiare rotta. Ovviamente, ripeto, nella finzione narrativa, no? Perché Guido è già morto. Però è interessante dire che nella primavera del 300 Guido è vivo, infatti su questo poi parlano Cavalcante e Dante nel canto decimo, perché si crea un fraintendimento, Cavalcante pensa che il figlio sia già morto, invece così non è. Dante ci tiene a precisare che il figlio è vivo proprio perché può ancora salvarsi. E insieme con Cavalcante nell'inferno decimo, tra gli eretici epicurei, c'è Farinata, come sappiamo, ci sono anche altri personaggi. Più di 1000, dice Dante, che è un numero iperbolico, ovviamente, per dire che sono tanti, come gli lussuriosi. Anche nel caso dei lussuriosi si dicevano che erano più di 1000. Dante in quel modo vuol dirci che si tratta di un gruppo di peccatori molto nutrito. Finché sono lussuriosi, la cosa può non stupirci. Singolare che Dante lo dica degli epicurei, attenzione, degli epicurei, perché il canto decimo non è il canto degli eretici, genericamente, ma è il canto degli epicurei. Gli altri eretici Dante quasi non li nomina e si trovano nel canto undicesimo, ma nel decimo ci sono soltanto gli epicurei, che tra l'altro a rigore proprio di logica nemmeno ha senso chiamarli eretici, perché l'eresia non può essere di una filosofia che precede Cristo, ma questo non è un problema. Ci sono lì solo gli epicurei. Quindi Dante avverte, per questo ce ne parla in un canto intero, come un problema del suo tempo, quello del diffondersi di idee razionalistiche, eccessivamente materialistiche. E tra questi 1000, anzi più di 1000, c'è Federico II di Svevia, che pure aveva fama, secondo le fonti. Ne parla per esempio un cronista che si chiama Salimbene de Adam, di essere epicureo. Importantissimo notare che il destino auspicato da Dante per Guido Cavalcanti, per differenziarlo dal padre Cavalcante che è dannato, Dante lo mette in scena. Lo mette in scena nel Purgatorio. Ovviamente attraverso un'altra maschera, che è quella di Manfredi. Manfredi ha il padre nel decimo dell'inferno, ma lui è nel purgatorio perché in punto di morte si è salvato. Lui è scomunicato, quindi dovrà girare 30 volte il tempo della scomunica intorno alla montagna del purgatorio prima di poter andare a espiare la sua colpa. Ma la sua colpa è quella di essere a sua volta un epicureo, ma si è pentito in punto di morte e siccome Dio ha grandi braccia, lo ha accolto. E Dante ci racconta questo episodio in uno dei canti più dolci del poema, del Purgatorio in particolare, con questa immagine straordinaria di Manfredi che, colpito a morte, Manfredi mostra la ferita che ha sia sul ciglio sia in pieno petto, però, diversamente dai peccatori infernali che riescono solo a bestemmiare, a parole di grande delicatezza, che si mostra ferito, però le sue parole sono «Io sono Manfredi» e poi sorride perché si è salvato. E il superamento del conflitto
che Dante mette in scena nel Purgatorio, e la figura di Manfredi allude alla possibilità che il figlio si discosti dal peccato paterno. Federico II è all'inferno, Manfredi no. Cavalcante è all'inferno, Guido non si sa perché è vivo mentre Dante viaggia, ma può ancora salvarsi. E quindi può ancora recuperare quella dimensione di fede che completa l'insufficienza del sapere umano. Se forse è esagerato dire che la commedia è una risposta a Guido, sicuramente è vero che Dante vuole indicare il correttivo alla pretesa umana di conoscere senza la fede, che è l'elemento cristiano, la rivisitazione, scusate, cristiana, di un dato perenne della riflessione umana, della riflessione filosofica, perché il fatto che l'uomo abbia un confine nella sua conoscenza, oltre il quale o non è consentito o comunque egli non riesce ad andare, è un elemento che ritroviamo in tutte le grandi filosofie, e probabilmente il primo nome che bisogna ricordare, una ideale carrellata, diciamo, di pensatori che hanno insistito sul limite che le conoscenze umane hanno, è quello di Socrate, che Dante ovviamente può conoscere solo attraverso le fonti latine. Il grande ingresso di Socrate attraverso le fonti greche avviene poi nel 400 in Occidente, ma l'insegnamento è noto, quello di Socrate, è che l'uomo deve sapere solo una cosa, di non sapere nulla. È l'equivalente appunto dell'avere una colonna d'Ercole che non può essere superata, e superarla comporta il naufragio. Io vi ringrazio e spero che il mio discorso abbia avuto una qualche chiarezza. Grazie professor Canfora per questa bellissima esposizione, per questo intervento molto molto, come dire, accattivante, che sicuramente è riuscito a catturare l'interesse di tutti coloro che visitano i nostri social e frequentano il nostro sito internet, che sono non soltanto addetti ai lavori, quindi studiosi, ricercatori, ma sono anche cittadini comuni che hanno interesse per la storia, interesse per la documentazione ereditata dal passato. Ho molto apprezzato il suo intervento, questo è un giudizio del tutto personale, perché è riuscito con molta efficacia a collocare Dante Alighieri nel suo tempo. Molto spesso noi abbiamo interpretato Dante Alighieri, così come altre figure della storia, sulla base di quelle che erano le esigenze del nostro presente. Lei invece lo ha perfettamente collocato nel contesto sociale, intellettuale, religioso dell'epoca, in questo punto, come dire, di congiunzione tra l'eredità filosofica e intellettuale del mondo antico e il mondo cristiano. Mi venivano in mente, quando sentivo le sue parole, alcuni passi della prefazione fatta da Le Goff a un libretto, Vita di un uomo, di Chiara Frugoni, in cui ci parla di Francesco d'Assisi. E Le Goff sottolineava proprio questa, no? La capacità della studiosa, della medievista, di aver saputo inserire quel personaggio che è stato spesso monumentalizzato in relazione ai vari presenti che lo hanno letto ed interpretato, nel contesto giusto, che era quello proprio di Assisi, dell'Italia, dell'Europa di quel tempo. Ecco perché facevo questo paragone, perché sentendo la sua relazione notavo appunto questa grande capacità di averci spiegato con parole semplici, ma con grande competenza scientifica, ecco, queste caratteristiche di Dante nel suo tempo. Invito naturalmente coloro che avranno modo di visionare questo video di
di guardare anche questa carrellata di immagini a cui facevo riferimento nella mia introduzione. Immagini che provengono, come vi dicevo, da varie biblioteche, dalle tre biblioteche pugliesi di Foggia, di Trani e la De Gemmis di Bari. Perché? Perché queste immagini che provengono da edizioni di varie epoche ci fanno appunto capire come effettivamente Dante e l'opera dantesca è stata interpretata, reinterpretata, usata e riusata molto spesso proprio in relazione ai vari presenti che hanno ereditato la figura di Dante e che hanno ereditato la sua opera. Bene, vi ringrazio tutti per averci ascoltato. Ringrazio naturalmente il professor Canfora dell'Università di Bari, ma anche il dipartimento a cui il professore afferisce. E ringrazio il professor Paolo Ponzo, direttore del dipartimento, che ci ha messo in contatto. Come dicevo prima di questa relazione al professor Canfora, è molto importante che questo istituto, una soprintendenza archivistica e bibliografica, entri in contatto con tutte le università e con tutti gli istituti di ricerca della Puglia, non solo della Puglia, ma a partire dalla Puglia, in primis l'Università di Bari, visto che questo ufficio ha proprio sede nell'Università di Bari. Grazie a tutti, grazie naturalmente alla dottoressa Eleonora Pomes, che ho citato nell'esordio di questo video, ma desidero ancora ringraziarla, funzionaria bibliotecaria, che insieme a tutti gli altri funzionari e dipendenti questo istituto contribuiscono al suo funzionamento. Un cordiale saluto a tutti e buon Dante di. Arrivederci.